Fratelli carissimi, celebriamo oggi la festa del battesimo del nostro Signore Gesù Cristo. Non aveva bisogno di battezzarsi, evidentemente. Lui, il Figlio di Dio, senza peccato. Dio. Ma è una parola importantissima per tutti noi oggi, perché abbiamo celebrato nel tempo di Natale l'incarnazione, questo mistero che è nascosto agli angeli, nascosto a tutte le generazioni, profetizzato dai profeti e che appare davanti a noi, manifestato davanti a noi, manifestato nella nostra vita, rivelato nella nostra vita. Dio che prende la tua carne, la mia carne, perché la nostra carne è corrotta, la nostra carne senza lo Spirito è morta, non solo è destinata alla morte, ma è già morta, è già incapace di dare la vita, infeconda. Questo lo sperimentiamo tutti, quando giudichiamo, per esempio, invece di giustificare. Quando serviamo un rancore, lo sperimentiamo dentro, questa morte che è vera, che per quanto possiamo illuderci, per quanto possiamo cercare di scappare, di pensare ad altre cose, di riempirci di progetti, di ginnastica, di libri, di cultura, di televisione, di telefonate agli amici, alle amiche, al figlio, al nipote, alla cugina, però di fatto, non sei felice. C'è qualcosa che ti frustra, che ti impedisce veramente alzarti la mattina e dire: mamma mia, che bello, Signore, ti benedico, guarda. Forse un pensiero malvagio verso Dio, per la malattia di mio figlio, la mia malattia, la mia vecchiaia, lì tutti gli acciacchi, mormorando, pensando di dover cambiare le cose, cambiare gli altri, cambiare il cugino, il nipote, che non capisce come bisogna comportarsi, come bisogna stare nel mondo, eccetera. Potremmo fare un elenco lunghissimo per dire che la nostra carne non è sana, è malata, è inferma. C'è un principio di corruzione che ce lo dice la carne, quando cascano i denti, quando abbiamo cominciano le rughe, cominciano gli acciacchi, non riusciamo, ci dimentichiamo le cose, non siamo più come prima, no? Ogni giorno lo sperimentiamo. Ma questo è nulla in confronto a quello che viviamo dentro. Perché dice la parola una cosa che è verissima, fratelli, nella prima lettura. Dice: i miei pensieri non sono i vostri pensieri, le mie vie non sono come le vostre. Quanto il cielo sovrasta la terra, tanto le mie vie sovrastano le vostre vie. I miei pensieri sovrastano i vostri pensieri. È vero o no? Di fronte alla vita, di fronte alla storia che noi siamo chiamati a vivere, quante volte mormoriamo, quante volte ci troviamo in disaccordo con quello che sta accadendo? È vero? Magari preghiamo, magari veniamo a messa, magari facciamo il rosario, magari ci impegniamo nelle cose belle del volontariato, magari siamo preti, magari siamo suore, vero? Ma quante volte arriva la superiore lì e dice: fai questo. Ah no, ma che è sta cosa? Quella parola della superiora, o della sorella, o del marito, o dei genitori, o non so chi, c'è Dio dietro a quello o no? La seconda lettura parla della fede, la fede che vince il mondo, cioè la fede che ti dà dentro vita e vita eterna, che ti fa vivere pienamente tutto. Quante volte, tante volte al giorno, i pensieri di Dio sovrastano come il cielo la terra i nostri pensieri. E dietro a questo c'è la verità più profonda, fratelli, che è la nostra vita, quello che dicevo prima. Noi non siamo nel paradiso, noi non siamo nel cielo. C'è qualcosa che si chiama peccato? Peccato originale cancellato nel battesimo, ma di cui portiamo ancora le ferite e che molte volte ancora dà sangue, pus, perché il fondo, il nostro cuore è ancora malato, ancora c'è superbia, ancora c'è orgoglio, ancora crede alla stessa menzogna alla quale hanno creduto Adamo ed Eva, che siamo tu ed io. Per cui tu, di fronte a certe situazioni, fai meglio di Dio, tu devi diventare Dio. E questo, ipso facto, sul momento, ti fa precipitare dal cielo. Esattamente quello che è accaduto ad Adamo ed Eva. Tu ed io siamo infelici per una sola ragione, perché siamo stati creati per il cielo. Cioè tutto di noi è per il cielo, il nostro ambiente, il nostro habitat è il cielo, non è la terra. Noi non siamo fatti per la terra. La nostra carne, i nostri occhi, i nostri orecchi, i nostri pensieri, di per sé, venuti da Dio, creati da Dio, non sono fatti per la terra, nel senso per vivere orizzonti angusti, limitati. E quali sono questi orizzonti angusti? Guardare questa sorella, vedere un suo modo di fare e giudicarla.
Questo vuol dire vivere per la terra, cioè che quello che vedo immediatamente è fonte di giudizio, fonte di rancore, fonte di mormorazione e anche cose più grandi, mio marito che mi tradisce. Non sono fatta per divorziare, per escluderlo, per giudicarlo, ma per qualcosa di molto più grande, che è celeste, cioè guardare oltre, guardare la sua debolezza, come la mia debolezza, dentro la misericordia di Dio, guardare le ragioni di tante situazioni. Ma per questo ci vuole fede, per giustificare, per dire ma è stato debole, tante cose sono successe nella sua vita, ha dimenticato il Signore, ha pensato a se stesso, è un orgoglioso, sì, ma io non sono meglio di lui, io non sono meglio del mio collega di lavoro, io non sono meglio di mia nuora, di mia suocera, eccetera. Questo vuol dire avere il pensiero di Dio. Non è una cosa che mi sto inventando, perché se voi ricordate sulla croce quello che ha detto il Signore, aprendo il cielo sulla croce, Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno. Questo significa essere figlio di Dio, cioè vivere per il cielo. E poteva ben dire, Padre, ammazzali tutti, perché io che ho fatto? Popolo mio, che male ti ho fatto? Io ho fatto tutto il bene per te. E tu guarda, mi presenti la croce, i flagelli. Ma lui, allora lì c'è qualcosa di diverso. E tu e Dio siamo infelici, perché siamo come pesci messi fuori dall'acqua, o uccelli messi nella gabbia, mettiamo come vogliamo. Soffriamo perché i nostri pensieri non sono quelli di Dio, perché noi non pensiamo come Dio degli altri, non pensiamo come Dio della nostra vita, non pensiamo come Dio di noi stessi. Questa è la nostra sofferenza, viviamo fuori il nostro ambiente, viviamo contro la nostra natura. Il peccato non è la nostra natura, la natura nostra nella quale siamo stati creati è la natura divina, fatti a immagine e somiglianza di Dio. Ma il demonio ha nascosto, ha ferito questa natura, ha fatto di noi degli sgorbi, delle caricature. Tutto quello che facciamo, molto di quello che facciamo, lo facciamo contro di noi e contro gli altri, cioè contro la nostra felicità. Pensate e vedete che è così. Perché se oggi ci mettessimo lì al fondo della chiesa e a uno chiedessimo, sei felice veramente? Tu oggi puoi morire felice? O ti manca qualcosa? Beh, già questo dimostra che non è il pensiero di Dio. Io non ho il pensiero di Dio. Io penso alle mie cose, penso ai miei progetti, penso a quello che devo fare, non fare. Bene, se questa è la nostra situazione, oggi arriva questa festa meravigliosa. E che cosa fa il Signore, nostro Dio, Padre, che conosce la nostra situazione, che vede Adamo ed Eva, raminghi ed esuli, sulla terra? Che cosa fa? Manda il suo figlio. Manda il suo figlio, prima manda la sua parola, manda i profeti, inizia una storia di salvezza. E nella pienezza dei tempi, abbiamo celebrato il giorno di Natale, manda il suo figlio che squarcia i cieli, che riapre i cieli per noi e scende. Il luogo del battesimo, secondo gli studi archeologici, è il battesimo di Gesù, è il luogo più profondo della terra, il luogo più basso, più di 400 metri sotto il livello del mare, di tutta la terra, di tutta la superficie terrestre. Il luogo dove il Signore è stato battezzato è il luogo più basso della terra, cioè il cielo scende sulla terra. Dio viene a cercare chi ha perduto la natura divina. Dio viene a riportare la grazia da dove è stata perduta. Dio viene a portare i suoi pensieri nella carne dell'uomo, dove l'uomo ha perduto quel pensiero, dove l'uomo ha perduto il discernimento. Dio è venuto a portare se stesso dove l'uomo è scappato, dove l'uomo è sfuggito, dove l'uomo è caduto. Questa è questa festa meravigliosa. Non dobbiamo andare noi al cielo, non dobbiamo salire noi al cielo. È Lui che scende, è Lui che perdona, è Lui che viene a deporre, a aprire questi cieli. E oggi, nella nostra vita, esattamente come 2000 anni fa sulle rive del Giordano, i cieli di questa chiesa si aprono, il tetto e il cielo si apre. E possiamo sentire anche noi questa parola: tu sei il mio figlio, tu sei il mio figlio, perché Cristo è venuto a prenderti adesso con questo sacramento, con questa parola, con l'Eucarestia, che ti unisce a Lui. Tu puoi uscire dall'acqua, puoi uscire dalla morte, puoi uscire da questa lontananza, da questa incapacità di discernere, da questo ambiente che non è il tuo, che non è il mio, e puoi rientrare nel cielo già oggi, non solo quando moriremo. Già puoi diventare figlio di Dio, cioè cittadino del cielo, vedere come Dio, pensare come Dio, amare come Dio, perché Dio si fa una carne con te. Ma cosa c'è di più bello nella mia vita? Che cosa c'è di più bello? Ogni giorno, in ogni situazione, sentire questa parola: tu sei mio figlio,
In te mi compiaccio, ma io sono un nevrotico, in te mi compiaccio, ma tu sei un medio pazzo, ma tu sei un vanaglorioso, e di te mi compiaccio, perché ho dato la mia vita per te. Io ti amo, ti amo. Io non sono lasciato lì, esule, sono venuto a cercarti, guarda come la... Il buon pastore, la pecora perduta, è tutto il Vangelo, tutta la parola dice questo. Cristo è risorto dalla morte per farti risorgere con Lui, perché tu oggi possa vivere la vita celeste. Cos'è che vince il mondo? Cos'è che vince il divorzio, l'aborto? Cos'è che vince la violenza? Cos'è che vince il rancore? Il mondo? Cos'è? La nostra fede. Questo è il legame, questa è la porta che ci unisce a Cristo oggi. La fede. Sapete cos'è la fede? Fede vuol dire appoggiarsi, fede vuol dire credere a quello che sto dicendo adesso, fede vuol dire mettere la mia vita, così com'è, nelle mani del Signore, lasciare che sia Lui che mi porti, una fede adulta, per questo ci vuole un cammino di fede, non viene così, non è perché adesso io ve lo dico e tutto così cambia tamblè in un momento, abbiamo tutti bisogno di un cammino, lo stesso cammino che ha fatto il nostro Signore Gesù Cristo, che dal cielo è sceso nell'ultimo posto della terra, scendere, per con Lui risorgere. Tutti noi abbiamo bisogno di camminare nella fede, seriamente, lasciandoci portare dalla Chiesa, per fare questa esperienza ogni giorno, che noi siamo morti, scendiamo nelle acque, muore il nostro uomo vecchio e risorge l'uomo nuovo, quell'uomo che pensa male della suocera, umiliato, incontrato con Cristo, nella fede, nell'appoggiare la mia vita, la mia incapacità, al suo amore, alla sua misericordia, al suo perdono, può risorgere. E cominciare a pensare bene di quella suocera, sicuramente insopportabile, o di quella nuora, sicuramente irresponsabile. Pensare bene, guardarla, avere i pensieri di Dio. Allora, non c'è più il cielo che sovrasta la terra, ma c'è Cristo che sulla croce ha unito il cielo alla terra, la tua vita nuova. E allora, coraggio, vi invito oggi a lasciarci amare dal Signore e chiedere a Dio di essere aperti alla sua chiamata. Ad ascoltare anche in questa parrocchia ci saranno delle catechesi, cioè qualcosa che può a te aprire l'orecchio e iniziare un cammino serio di conversione. Io ne ho bisogno, ne hanno bisogno i vescovi, ne ha bisogno il Papa, ne hanno bisogno le suore, ne abbiamo bisogno tutti, perché fino a che queste due frequenze, che è quella frequenza celeste, la frequenza terrestre, la mia carne di Dio, non si mettono insieme, noi saremo infelici. Sapete questo, avete quando si cerca la radio, no? Vabbè, adesso non più, ma una volta, chi è più anziano si ricorda, no? Fino a che non arrivi a quel momento, a quel punto preciso, va crrr, 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 no? Ecco, questa è la nostra vita senza il Signore. Ma quando arriva quel punto, allora senti chiaro e netto, allora vivi in pienezza. Coraggio, non rimaniamo in noi stessi. E lasciamoci amare dal Signore che viene oggi all'ultimo posto della tua vita, nel posto più buio, nel posto dove sei più angosciato, per deporvi il suo pensiero, il suo amore e portarti con te, con Lui, fuori da quest'acqua, fuori dalla melma, fuori dalla sofferenza della non conoscenza di Dio. E lasciate che oggi in questa liturgia risuoni questa parola: tu così come sei nel mio Figlio, sei la mia predilezione, sei l'oggetto di tutte le mie compiacenze.